Siamo con l'assessore provinciale Licio Romandini per vedere e chiedere qual è la situazione sulle strade provinciali in questo momento. È sotto controllo, non ci sono problemi, siamo partiti ieri sera da mezzanotte, sono partiti i primi mezzi in alta montagna, poi a scendere giù man mano che comunque gli spessori crescevano. Alle 3 di notte avevamo 100 mezzi in strada con 100 lame a terra, abbiamo lavorato tutta la notte anche con doppia passata, qualche disagio c'è ancora, ma insomma comunque stiamo facendo le rifiniture adesso che sono le ore, quasi ore 12. Continueremo anche nel pomeriggio. Naturalmente la situazione merita massima attenzione perché anche la prossima notte continuerà a nevicare, forse anche dopodomani. Per adesso il sale non lo stiamo spargendo. Voglio naturalmente ricordare agli automobilisti, dove non c'è necessità di muoversi, di restare a casa, perché comunque la situazione è abbastanza grave. Ecco, ci sono strade al momento non percorribili? No, sono tutte percorribili, le strade provinciali tutte percorribili. Ci sono degli accessi, qualcuno che chiama perché magari lo spazzaneve, no, lascia dei bordi, bordo strada, magari hanno difficoltà a uscire, però questo è il problema di sempre. Tenete presente che insomma 1500 km con due passate sono 3000 km da percorrere, anche a 20 all'ora, anche se sono 100 mezzi e sono tantissimi, ma il problema è che tutta la provincia e tutta la viabilità è coinvolta, dalle bassissime quote fino ad alta montagna. Domani è sabato, voglio raccomandare, soprattutto per chi si reca verso Prati di Tivo, che ci sarà un controllo dalla statale che sale su verso Pietrocamela con nostra polizia provinciale, dove saranno controllati gli automobilisti se sono comunque attrezzati con dotazioni neve, e altrimenti verranno rimandati indietro, quindi insomma di recarsi presso la stazione sciistica attrezzati. Ecco, al momento ci sono state delle richieste particolari, sono pervenute delle richieste di disagio o di intervento da parte vostra? No, particolari problemi no, io ho sentito un po' gli sindaci che sono quelli più comunque da sentire, che sono quelli di alta montagna, insomma è chiaro, dove ci sono delle zone sensibili tipo case famiglia, ospedali, luoghi comunque che vanno comunque tenuti sotto controllo, ci siamo coordinati, abbiamo detto che pure noi continueremo a monitorare la situazione, ci chiameranno, per adesso non ci sono segnalazioni particolari, ho sentito Pietrocamela, ho sentito Alle Castellano, ho sentito Cortino, ho sentito il sindaco di Atri, insomma la situazione per adesso è tranquilla e sotto controllo.